giorno o poi io già nei villaggi da ragazzo. Tra l'altro, credo di averti intravista nel pubblico, è possibile? Perché lui mi ha detto, guarda, c'è la mamma, io non lo so se ti ho vista. Ho vista sì, che faccio schifo. No, vabbè, stupendo. Ma tu ci credi al caso? Vabbè, in questo caso sì. Sapevo che faccio schifo. No, perché io non ci speravo, capito? Sempre a vederti gli spettacoli, allora ho detto, ma figurati se accetta. Ma io bambini li adoro, è una cosa mia. Un bambino. Piccolina, la palla. Beh, va, giocano, che no, devi fare? Vabbè, sei stupendo, guarda. Tu piacerai tantissimo al mio Ludo, eh. Chissà. Perché sei simpaticissimo e intelligentissimo. È una nutria. Hai scambiato una nutria per un cigno. A te non è mai successo. E come mi succedeva? Perché non conosci le nutrie. No, sei tu che non conosci i cigni, secondo me. Vabbè. A me quelle bestie mi fanno paura. Pare che stanno sempre arrabbiate, ti guardano. Ce l'hanno quella roba, però. Comunque, hai fatto bene. Pazzesco. Bravo, ti sei trovato un lavoretto. Così metti insieme i soldi e mi ripaghi la macchina. Bravo. Comunque, questa mi piace davvero. Ma è una roba, cioè... Sai quando scatta la chimica con una donna? È proprio... Non lo so, la sento... Sì, sì, ma infatti c'è scritto su tutti i muri per strada. Viva la chimica! Oh, mamma mia, vabbè, l'umorismo, dai. E facciamo che per la chimica ti metti in qualche guaio e perdi il lavoro. E così io giro con la macchina scassata. Ah, invece no, caro. Che si sappia, io oggi pomeriggio vado dal carrozziere per farmi fare il preventivo. Oggi. Intanto. Oggi. Ah! E sei pazzo? Perché? Come proprio oggi? Ma perché? Che giorno è oggi? Non lo so. Venerdì 13. Oh, cioè tu sei... No, dimmi che non è vero che sei... Sai, che non è mia, vero. Madre, mia madre, mia madre, mia madre. Crede a ste robe qua. Proprio sei l'anziano, superstizioso. Io non sono anziano. Insomma. Diversamente giovane, se vabbè, mettila come vuoi. E comunque io non sono neanche superstizioso, se per questo, perché essere superstiziosi porta male, quindi io non lo sono. Questa è la dimostrazione. Sai che dimostrazione questa? Che studiare non serve a niente. Voglio un professore, un uomo di cultura. E poi credi a questo. Ma dai. Allora la vuoi ma sentire? Dai. Vuoi sentire una cosa colta? Ecco la cultura. Dimmi, dai. Diceva Peppino De Filippo, non è vero, ma ci credo. Ecco la cultura. Ti basta? Che cosa? Sentito? Che cosa? L'incidente. Venerdì 13. Certo, perché ora questo ha fatto un incidente, perché ha visto il calendario. Lello! Lello! Per favore, dai, lascia aperto. Guarda, anzi, piuttosto. Io vado che devo lavorare, c'ho il pranzo al ristorante. Poi stasera, sulla festa dei bambini con la mamma che... La nutria. Livello una roba! Un dinosauro ha fatto. Sì, sì, la festa con i bambini di venerdì 13. Sì. Vai, vai, buona fortuna. Lello, questa roba te la devi mettere in testa. Credere a questo... È proprio da sfigato. Lello, sfigato. Con la S. Sì, sì. Sfigato. Sì, sì, ma pure senza S. No, sfigato. Sempre venerdì 13 e... Credere a ste robe è proprio da... Che sfigato. La roba... Non mi muovo troppo. Ah, sì. È tutto bene, posso? Bella zio. Bella Luca. Prosciutto. Margherita. Ah, io una capricciosa. Che è la mia. Prosciutto o margherita? Grazie. La margherita a lei che pizza è? No. Salve. Oh, grande! Comunque, lei si chiama Margherita. E noi diamo la prosciutto a Margherita. È proprio il nome. Ah, è così, la prosciutto a Margherita, infatti. Ah, chiedo scusa, ho lavorato in un centro di igiene mentale. Ah, infermiere? No, cavia. Cavia io, lui. Come un duo. Complimenti, sì. Bene. Però c'è un problemino, che è bruciata. Come bruciata? È bruciata. Guarda. Chiamo su. Ibrahim! Chiamami subito, Ibrahim. Adesso faccio sentire io. Chiama Ibrahim. Ibrahim! Che Ibrahim. Senso ha? Che senso ha farlo così? Cioè, è certo che non può, non funziona così. Vai a vedere se è di là. Subito. Ibrahim! Fantastico. Ibrahim! Ibrahim! No. Malcaz Raouz. Mis Raouz Smithy? Shuia. Capito, però non ha senso quando urli parla piano. Comunque, la pizza del signore è bruciata. Bruciata. Chi fece il monsevedi? Ma parli arabo.
Potà? Ma parla potà? Ma no, che crede mia. Ma certe. Ma le bruciate? Sì, sì, le bruciate. Ascolta, le mie colpa a me. Le mie colpa a me. Le colpa da quel cancro di un aiutante che non ho mai lei, Ada. Allora, al copta. Non mai vedere? Non mai vedere, che ti puoi vedere poi il forno, va là. Comunque è pazzesco. Che cosa? Si chiama come la pizza. Vai di là. Chiedo scusa. Lavorare, sbrigarsi. Ho detto lavorare. Sì, lavorare, lavorare. Ti devo chiedere una cosa. Una cortesia, ti prego. Ma voi filippini, in Cina, cosa fate per far ridere i bambini? Dimmelo, ti prego. Noi non ridiamo. Cioè? Lasciamo già quella faccia che ride. Ah, vero? Cioè, questa è la risata? Sì. E questa è la risata? Com'è difficile. Cos'è che fa ridere i bambini? Cioè, quando ero piccolo io, ridevo per delle robe. Mi ricordo i gavettori. Le spinte, le cadute. A me non piacciono. A te non piacciono? Ce l'ho. Le imitazioni degli animali, tipo la scimmia. Il maiale. Il leone. Il koala. Mi fanno schifo. Mamma mia. Ce l'ho, ti faccio schifo? Ok. Vediamo questo, allora. E il clown? Sono il clown. Ti ho fatto ridere o no col clown? No. Mi fanno schifo tutte queste cose. Ti faranno anche schifo, ma ricordati una cosa. Sappi che io sono molto intelligente, se voglio. Sì, davvero? Sì, cara. La matematica la conosci? Certo. Vediamo. Anzi, forse più di te. Vediamo. 5 per 5? 25. 9 per 9? 81. Così la sanno tutti. Dopo i 10 non la sa nessuno. 11 per 11? 121. Possibile. Vediamo se la sai. La radice quadrata di 144. Ah, non si può fare, tesoro. Pensavi di fregarmi, serve la virgola. Sei andato a scuola, vero? Sì, anzi, non tanto. Perché? A 12. Come fa 12? 12 per 12. Ah, 10 per 12. 14 per 14. Ho voluto vederti perché... Perché... E perché volevo sapere che cosa farai alla festa, capito? Guarda, ne parlavo proprio prima, c'era una bimba seduta. Mamma che mi adora, tra l'altro, mi vuole un bene. Io le... Mi raccomando, non fare le imitazioni degli animali, perché veramente inizia subito a piangere. Ma ti pare che faccio le imitazioni degli animali? Sai quello che fa? Sai come fa la scimmia? No. Un leone. E niente clownerie o carnevalate, queste cose un po' così, perché insomma... Ma secondo te, mi metto un naso da clown e faccio il pagliaio, ma non funzionano più queste cose. Perché Ludo, insomma, è adulto, ecco. E certo, sarà... Che è? Ah, no, dicevo, comunque, tranquilla. Ho già in mente uno spettacolo. Vedrai che roba. Stupendo. Sapevo che potevo contare su di te. Ok. Infatti. Vado a prendere la torta per Ludo, va bene? Perfetto. Ciao, a dopo. A dopo, allora. Ma mangi sempre schifezze, mamma mia. A parte che le patatine sono sane. Cosa dovrei mangiare? Dimmi cosa dovrei mangiare. Ma non lo so, un po' di frutta ogni tanto. Non la mangio la frutta, non mi piace, non lo so, non mi convince. Sì, chi deve convincere la frutta? A me, non mi convince. Comunque, posso dirti una cosa? Io non esco fuori da sto loop. Cioè, devo fare sta festa. Cosa cacchio è che fa ridere i bambini? Cioè, di che cosa ridono i bambini oggi? Bambini. Ma te lo vuoi mettere in testa? Il bambino di una volta non esiste più. Hai capito? Ma adesso ci sono questi cosi piccolini che a guardarli sono pure carini, ma dentro si nasconde un animale cattivissimo, sì, capito? Infatti, a me i bambini non piacciono, prima di tutto perché sono infantili. Sono bambini, però è normale. Vabbè, ma poi giocano con i videogames, ridono per innocence. No, dai, non mi piace. Ma scusa, ma Bonetti? Cacchio ci fa lei? Legge. Dice che a casa mia capisce di più perché ci sono meno onde elettromagnetiche nel lo sapevo, io lo sapevo, figurati se non era così, lo sapevo. Ma anche a scuola, che credi? Che i ragazzi ridano come una volta? No, invece stanno lì dietro al banco, si mettono col telefonino e tutto uno sghignazzare, questi cinguetti. Hai capito? Tu ti avvicini per vedere per che cosa stanno ridendo. E di che cosa ridono? Di niente. Così. Di niente. Un po' come nei tuoi spettacoli.
Grazie, Lello. Ricordami quando sono giù di morale di venire da te, così la faccio finita. Angelo, ma guarda, è vero, non è facile. Per esempio, il mio nipotino ride solo davanti alla televisione. Ma accesa o spenta? Dai, cacchio, apprezza il tempo, cioè sono entrato secco. Accesa o spenta la TV? Quanta amarezza, Angelo. Ma perché? Comunque, a proposito di bambini, io ho fatto una volta un corso di giocoleria, mimo, micromagie, quelle robe che piacciono ai bambini, insomma. Veramente? Sì, dico mai cazzate io? Motivo per cui te l'ho chiesto e te lo richiedo. Cioè, tu hai fatto veramente un corso di giocoleria per bambini? Di mimo? Cacchio, ma allora vieni con me stasera, no? Quando? Oggi? Sì, oggi alle 7. Cioè, stasera alle 7? Sì. No, mi spiace, devo suicidarmi stasera alle 7. Venerdì 13. Lello, è una battuta.